Salve popolo YouTube, bentornati su Shion, io sono sempre NeoGeo82. Sapete cosa hanno in comune una utilitaria americana finto sportiva con dei reattori sul retro, una cabina telefonica blu inglese degli anni 50, un porcospino blu e una macchina del tempo? Non ci arrivate? Beh, tutte queste cose viaggiano nel tempo, cioè almeno nei loro universi finzionali di riferimento, perché una cabina blu che non sia il TARDIS difficilmente viaggia nel tempo, insomma, non so se l'avete mai provato. Comunque, qual è quello che vi ha colpito di tutti questi? Il porcospino blu, certo, perché voi non lo sapete, ma Sonic della Sega, cioè il porcospino blu, nella sua ventennale carriera ha anche viaggiato nel tempo, nel gioco che oggi, di cui oggi parleremo, che è Sonic CD. Sonic CD è un Sonic, appunto, su CD-ROM che uscì originalmente per la console, per l'add-on della console Sega Mega Drive, il Mega CD o Sega CD, come si viene chiamato in America. È uno dei migliori giochi per questo add-on un po' infelice, come magari molti di voi sanno. Però è un gioco molto interessante, e poi vi spiegheremo anche perché, e ne parlo anche perché ultimamente, negli ultimi mesi, è stato ripubblicato da Sega. La cosa a me ha fatto tantissimo piacere, e probabilmente a molti altri, e oggi vi spiegherò il perché questo gioco è molto interessante. Iniziamo a guardare Sonic CD nelle versioni per Xbox Live, Steam e PSN Store, insomma, quello che è. Sonic CD. Il filmato introduttivo è tanto bello quanto inutile, d'altra parte serviva solo per arricchire il gioco, dato che all'epoca il sapientissimo CD-ROM era agli albori e si mettevano filmati praticamente dovunque, anche molte volte anche inutili. La qualità dell'animazione è comunque comunque ottima, e mi rincresce che le serie animate di Sonic, tranne una, non siano mai arrivate a questo livello, neanche oggi. In ogni caso, la storia è questa: Sonic si trova vicino a casa, praticamente una sorta di pianeta che permette di viaggiare nel tempo. Lui dice: "Ah, che figata! Andiamolo a vedere", e sopra ci trova praticamente Robotnik o comunque Eggman che lo sta conquistando, e noi ovviamente dovremo impedire tutta questa cosa. Sonic CD si presenta come un classicissimo Sonic, con in più la possibilità di esplorare tre, anzi quattro versioni diverse dello stesso stage. Sparsi per i livelli, infatti, ci sono dei cartelli che, se girati, daranno a Sonic la possibilità di viaggiare nel tempo, a patto di mantenere una velocità elevata. I cartelli con scritto Past ci permetteranno di vedere la versione del passato del livello, tutta bella, pacifica, facile facile, anche perché non è stata ancora colonizzata da Eggman. Con i cartelli Future, invece, vedremo la versione futuristica dello stage in questione, tutta sporca, industrializzata, inquinata e cattiva. Possiamo ovviamente finire il gioco tirando dritto e fregandocene tutto, di tutto e di tutti. Ma così facendo non vedremo mai il finale buono. Sì, perché in Sonic CD ci sono due finali, uno buono e uno cattivo. Per vedere quello buono possiamo fare in due maniere. O facciamo sì che il futuro di tutti i livelli diventi buono, oppure recuperiamo le pietre del tempo, che fanno le veci ovviamente dei vecchi Chaos Emerald. Per cambiare il futuro dovremo viaggiare nel passato di ogni singolo atto e trovare in questo un macchinario che fabbrica Bednix. Una volta trovato lo dovremo distruggere. Allora bloccheremo praticamente la conquista di Eggman e sbloccheremo il futuro buono dell'atto stesso. A pensarci bene, facendo così è praticamente impossibile vedere i livelli nel loro futuro cattivo. Vabbè, chi se ne frega. Per trovare invece le pietre del tempo dovremo finire ogni atto con una cinquantina di anelli da parte. Così apparirà il classico anellone gigante, quello che si vedeva anche in Sonic the Hedgehog 1, che ci farà accedere a un livello bonus. I livelli bonus sono in 3D, fantastico, wow! E dovremo distruggere tutti i palloni aerostatici della mappa, una cosa più facile a dirsi ovviamente che a farsi. Sonic CD è certamente il Sonic più difficile che mi è mai capitato. Davvero, non ho mai visto un Sonic con dei livelli così complicati e ricchi di passaggi segreti e percorsi alternativi. Molte volte ci rimane molto confusi e non si capisce neanche dove andare. In secondo luogo, effettuare un viaggio nel tempo non è per niente facile. Una volta girato un cartello dobbiamo mantenere infatti una velocità molto elevata, e se per un secondo, una frazione di secondo, smettiamo di correre, tutta la nostra scia, che ci permette di viaggiare nel tempo, sparirà completamente. Una volta arrivati nel passato, poi non sarà semplice trovare sempre l'ubicazione della macchina che spara i Bednix. Insomma, ogni stage richiede un certo livello di studio per essere portato a termine nel migliore dei modi. Nonostante ciò, Sonic CD è davvero uno dei più bei giochi di Sonic di sempre. Ed è solo manna dal cielo il fatto che Sega si sia decisa a riproporlo oggi in una veste moderna. Infatti, perché nelle versioni che potete scaricare oggi, poi avrete in più, rispetto alle versioni del passato, un supporto ai 16 noni, che schifo, veramente non fa.
avremo la possibilità di sbloccare Tails, che in origine non c'era. Inoltre potremo anche scegliere quale colonna sonora ascoltare, sì, perché le due versioni di Sonic, quella giapponese e quella americana, avevano due colonne sonore completamente diverse. Con questa nuova versione possiamo decidere quale delle due ascoltare. Non so voi, ma io metto questo gioco anche solo per fare questo. Vabbè, mi rendo conto che in questi tempi vi ho ammorbato un po' con questi giochi di Sonic, quindi adesso vi prometto che non li tratterò, almeno per un po', anche se Sonic 4 Episodio 2 sarà un po' difficile trattenermi, ragazzi. Che dite, lo faccio? Lo faccio? Posso? Posso? Vabbè, attendo la vostra risposta per la prossima volta, intanto vi saluto, ciao!